Saga sarà una vetrina straordinaria, ci sono tutte le premesse per sostenere le nostre aziende, per fare in modo di far conoscere il valore aggiunto che possono dare sui mercati internazionali e industrie, aziende che sono presenti. Ricordo che noi abbiamo una media dell'export per quello che riguarda la nostra regione già superiore a quella che è la media nazionale, quindi già sono dei segnali, ma c'è un potenziale importante. Osaka sarà una vetrina straordinaria, sanno che i giapponesi poi conosciamo come amano fare le cose in maniera importante, quindi è una di quelle rare vetrine in cui non possiamo mancare. Ci sono tanti settori su cui poi andremo ad investire, l'aerospazio, la biotech, la parte agricola, ovviamente la filiera agroalimentare, insomma è un gran lavoro e vogliamo accompagnare le nostre aziende e fare in modo che possano avere questa occasione e possano condividerla.